come si sposavano i romani 2000 anni fa? Si scambiavano degli anelli? Pronunciavano il fatidico sì? Infatti ricostruiremo passo passo un matrimonio di 2000 anni fa, il matrimonio di una ragazza romana di nome Pudentilla, e scoprirete che non era affatto il giorno più bello della sua vita. E questo perché allora non si sposava la persona che si amava, ma i matrimoni erano combinati dalle famiglie. Pudentilla ha solo 15 anni, mentre il suo futuro marito ha quasi l'età di suo padre. Lo ha visto solo poche volte in casa. E sarà proprio questo sconosciuto a darle i figli che ha sempre voluto. Dopo una colazione frugale, Pudentilla ha fatto il bagno in un'acqua proveniente da una fontana speciale che gli schiavi hanno portato in casa la sera prima e che si ritiene possa preparare la ragazza al matrimonio. È il momento dell'acconciatura. L'acconciatura ricalca quella tipica e antichissima delle vestali. Le sei trecce verranno poi raccolte in una crocchia, su cui poi verrà fissata una corona di fiori composta dalla maggiorana, la verbena e spesso anche dal mirto e dai fiori d'arancio. Finalmente sul capo di Pudentilla viene fissato il velo nuziale o flammeum. È un velo lungo come il mantello ed è di color rosso arancio, il colore che simboleggia il matrimonio. Vorrei la mano di sua figlia. Quante volte abbiamo sentito questa frase e istintivamente pensiamo a una elegante metafora con il futuro genero che chiede al futuro suocero di poter prendere la mano della figlia nel cammino della vita. In realtà il significato è ben altro. La manus per un romano era la proprietà della donna, che così passava dal dominio del padre a quello del marito. Quindi il futuro marito chiedeva al padre di cedergli questa proprietà. In tutto questo, ovviamente, si capisce chiaramente quanto la donna venisse considerata un oggetto vivente, fulcro di uno scambio tra due famiglie. Ecco, guardate, ora lo sposo arriva assieme a tutto il suo corteo di amici e di parenti e di colpo la casa di Pudentilla è invasa da una piccola folla e a un certo punto, tra canti e grida, finalmente è apparsa Pudentilla in tutta la sua bellezza, anche se irriconoscibile sotto il suo velo arancione. Il suo sposo è un uomo già in avanti con gli anni, mentre lei è ancora una teenager. Ora guardate, il primo rito da compiere è essenzialmente burocratico, in effetti viene firmato il contratto matrimoniale sulle cosiddette tabule nuptialis. Vengono così fissate tutte le condizioni che regoleranno il matrimonio, compresa la dote che la sposa ha portato al marito e che verrà restituita in caso di divorzio. A questo punto, sempre qui, in questo atrio e nella casa della sposa, avviene il momento più toccante e solenne di tutto il matrimonio. La pronuba, cioè una donna sposata solo una volta perché sia di buon augurio per la durata del matrimonio, si dirige verso Pudentilla, la prende per un braccio e la conduce verso un piccolo altare di marmo con ghirlande di fiori sul quale c'è un fuoco acceso. Ora prende lo sposo e lo porta accanto a Pudentilla. È il momento più atteso. Pudentilla gradualmente solleva il suo velo e sorride. La donna anziana prende la mano destra di Pudentilla e la porta dello sposo. In questo modo si simboleggia la volontà dei due sposi di essere marito e moglie e di voler continuare a vivere assieme. Niente scambio di fedi, quindi. A suggellare il patto coniugale è una semplice stretta di mano. E altrettanto secondo la tradizione ora segue il banchetto, la cosiddetta cena nuptialis, per il quale il padre della sposa ha speso somme da capogiro. Poi all'imbrunire si sancirà il definitivo distacco della ragazza dalla sua famiglia e dalla sua casa. Quando arriva la sera, gli ospiti si alzano gradualmente ed è il momento di uno degli aspetti più sorprendenti di tutto il matrimonio romano. Un finto rapimento. Un rapimento della sposa, è simbolico naturalmente, e forse serve per perpetuare il ricordo del ratto delle Sabine. Ora delle braccia la ghermiscono, strappandola, come vuole la tradizione, dall'abbraccio della madre. Sono gli invitati, per così dire, a rapirla, per condurla allo sposo, il quale però è già sparito e si trova a casa sua, è là che aspetterà l'arrivo della sposa rapita. Non passa molto e finalmente il corteo nuziale arriva alla casa dello sposo. E lo sposo si è affacciato, in attesa, impaziente, che arrivi la sua sposa. A questo punto è invece Pudentilla la protagonista di un altro rito. Di fronte a tutti comincia a ungere gli stipiti della porta d'ingresso. Perché? Lo fa per allontanare gli spiriti maligni dalla sua nuova casa. Finito questo rito avviene un momento cruciale per il matrimonio. I due sposi si rivolgono una domanda e una risposta che equivalgono al nostro sì durante i nostri matrimoni. Ubi Gaius, ego Gaia.
Purtroppo non conosciamo la domanda che fa lo sposo. Sappiamo però la risposta della sposa ed è Ubi Gaius ego Gaia, cioè dove tu sei Gaio, io sarò Gaia. Era davvero la volontà ad unirsi al vincolo matrimoniale. A questo punto tutto è pronto. Pudentilla può entrare nella nuova casa, ma deve varcare la soglia e la superstizione romana le impone molta attenzione. In effetti, inciampare sulla soglia o semplicemente calpestarla sarebbe un pessimo presagio per il matrimonio. Così viene presa di peso e sollevata dai tre ragazzi che l'hanno scortata fin qui. Questo rituale quindi ha origini antichissime ed è giunto fino a noi, solo che ai nostri giorni solitamente, a volte, è l'uomo, lo sposo, a prendere direttamente la sua consorte per entrare in casa. Si tratta quindi di una superstizione antichissima, per di più pagana.